Buonasera a tutti e bentrovati in questo lunedì dove parleremo di nuovo di Blazor. Ciao Marco, come va? Ciao Andrea, musiche interessanti Eh sì, le sigle sono sempre fenomenali, le nostre soprattutto perché sono sempre quelle e quindi non cambiano mai e durano durano un'eternità. tantissimo proprio. Eh sì, perché purtroppo o c'è da un minuto o c'è da 5, quella da 1 è troppo poco, allora mettiamo su quella da 5. Visto che è gratis, va bene così. Quindi partiamo, vedi che c'è qualcuno che dice che la sigla è Wow. meravigliosa, quindi c'è gente che ne Meravigliosa. capisce di musica come me. Anche perché era il primo video che ho trovato, quindi o l'era quella o l'era il secondo. Non è che si faceva tanto difficile, ecco. Bene, Comunque, allora, eccoci. buonasera e rieccoci. Da dove partiamo oggi? Ripartiamo dal progetto della scorsa volta. Progetto della scorsa volta che non siamo riusciti a far funzionare, ma adesso andiamo a sistemarlo. Poi passiamo al tema della serata che sono i layout, quindi 5 minuti di introduzione veloce per chiudere il giro della scorsa volta. Giro della scorsa volta che cos'era? Era micro front-end. Andiamo a rifare un po' un attimino un ripasso di 2 minuti veloci e poi passiamo ai layout. Quindi la scorsa volta cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una libreria contenente dei componenti o eventualmente delle pagine. In questo caso io ho creato proprio una page, questa qui è una libreria di tipo Razor, quindi Microsoft.NET SDK Razor, all'interno della quale abbiamo creato una pagina. Questa pagina viene utilizzata all'interno del progetto web principale, quindi nella nav menu abbiamo messo proprio l'URL che punta alla pagina che c'è nella libreria esterna. Qui stiamo cercando di applicare quello che è una sorta di micro front-end nel quale all'interno delle librerie esterne andiamo a implementare eventualmente una serie di pagine che con componenti, con chiamate HTTP e quindi tutta una serie di, chiamiamolo, modulo completamente a sé stante, poi da aggiungere all'interno dell'applicazione web cliccando un semplice bottone. Quindi, andando a mettere un link di un bottone sul menu nella pagina principale e aggiungendo nella parte di dependency il progetto, dobbiamo andare a realizzare in un progetto esterno, quindi la pagina con tutto quello che è la parte di routing e così via, e nel progetto, al contrario della scorsa volta, dobbiamo inserire questa sezione qui di Blazor Web Assembly lazy load e includere il nome della DLL esterna. Quindi a tutti gli effetti nel progetto web principale, come avevamo messo all'inizio della scorsa live, dobbiamo puntare al progetto referenziato, quindi a quello che di per sé sarebbe il micro front-end, quindi una sezione del sito. Una volta che abbiamo creato questo riferimento, cosa succede? Succede che andando su questo URL qui, ve lo faccio vedere live, lui va a caricare a tutti gli effetti quella che è la pagina che è in una libreria esterna. Quindi abbiamo chiuso il giro della scorsa volta. Che cosa sbagliavamo? Sbagliavamo semplicemente a inserire questa sezione qui nell'altro progetto. In questo caso invece la sezione è corretta, la scorsa volta, se vi ricordate, mi dava errore, chiudendo Visual Studio, riaprendolo e mettendo il tag nella posizione giusta ha iniziato a funzionare. Quindi questo progetto qui mi sembra di averlo anche rilasciato dove? Aspettate che tiro fuori il link, che è quello che passa sotto le nostre pance, più o meno, E che sono grandissime. che sono grandissime. Quindi il progetto era già stato committato la scorsa volta, per cui potete già andare a vederlo. Chiudiamo quindi la live della scorsa volta con la sistemazione di tutto quello che serviva e partiamo con la live di oggi. Live di oggi che si baserà sulla parte di layout. Che cos'è alla fine un layout all'interno di un'applicazione Blazor? Come succede anche per Angular e altri framework, abbiamo una sorta di template che mettiamo a corollario di quello che è la parte centrale della nostra pagina, quindi il menu, il logo, tutto quello che ci va
più o meno di decoro che è sempre più o meno statico, lo mettiamo all'interno del layout e all'interno di questo layout posizioniamo la pagina che dinamicamente va a cambiare in base al clic di alcuni pulsanti nel menu o così via. Giusto Marco? Ti trovi Giusto? d'accordo? Perfetto. Assolutamente sì. Ok, quindi come si fa a partire da un layout? Ho creato il classico progetto WebAssembly nuovo, quindi classicissimo progetto, lo faccio partire. Niente di così complesso e complicato. Ciao anche ad Automatica. E quindi in questo layout noi che cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di aggiungere quello che è un tag. Come vedete qui siamo proprio nel main layout, quello che Blazor stesso ci fornisce, ed è proprio una pagina all'interno della quale, come vedete, abbiamo l'ereditarietà a una classe base di Blazor, che è il Layout Component Base. All'interno di questa pagina, oltre all'ereditarietà da una classe specifica, abbiamo la possibilità di andare a inserire quello che è un tag speciale, cioè chiocciolina body, che ci consente di andare a posizionare tutta la parte di routing e quindi a posizionare il contenuto della pagina. Quindi andiamo a vedere come funziona. Funziona che abbiamo una pagina con un sidebar, questo qui laterale, quindi questa parte qui è quella che è definita in questa sezione, nav menu ovviamente è un componente. Poi abbiamo il main all'interno del quale abbiamo questo link che dovrebbe essere l'about, se non sbaglio, fatemi vedere, esatto, about, quindi pulsantino about, questo qua. E poi abbiamo la sezione article, quindi article, che esattamente è tutta questa parte qua, quindi la nostra pagina. Quindi capite che questa è una cosa che cambia dinamicamente, mentre le altre rimangono, tra virgolette, fisse all'interno di quello che è il layout. Quindi se io cambio e vado su counter, vedete che questa sezione rimane inalterata. Inalterata significa anche che non viene ridisegnata, ma viene ridisegnata soltanto la sezione all'interno della parte di body. Questo perché la parte di routing di Blazor, come per gli altri framework single page application, va semplicemente a spostare quello che è il contenuto della parte dove c'è il body e lo va a rimpiazzare, perché il restante pezzo, essendo statico, non ha necessità di essere modificato o cambiato. Ok, quindi abbiamo visto che abbiamo un main layout all'interno del progetto Blazor, che eredita dalla Layout Component Base. Andiamo a creare un nostro layout, quindi se io vado a creare un nuovo Resource Component, creo un colored layout. Perfetto, quindi questa qui è una pagina Resource, quindi un componente. Noi per trasformarla in layout dobbiamo ereditare, quindi da layout component base. Quindi una volta che abbiamo ereditato dal layout component base, questo colored layout lo possiamo andare ad associare ad altre cose. Come viene associato questo main layout alla pagina? Viene associato all'interno dell'app. Quindi il layout, vedete che abbiamo il route view qua sopra, quindi all'interno della parte di app noi che cosa abbiamo? Abbiamo la sezione del found context, quindi trova la pagina, se trova la pagina va a finire qua dentro, quindi la pagina è stata trovata dalla parte di route e quindi viene disegnata come? Con questi comportamenti. Se non trova la pagina, va a scrivere quello che c'è all'interno di questa sezione. Quindi, se trova la pagina, quindi nei nostri casi specifici quasi sempre, a meno di particolari errori nostri o di ricerche malevole dell'utente, noi abbiamo la possibilità di definire quello che è il layout base. Quindi, in questo caso, questo
qui viene definito il main layout, che poi viene riutilizzato anche in questa sezione. Che in quella, quindi possiamo andare a definire due layout differenti, uno per quello base e uno nel caso del not found, quindi. Esatto, possiamo definire due layout differenti, ad esempio anche la classica pagina 404 che a volte per alcuni siti sembra che sia più importante del contenuto del sito stesso perché è figa con i coccodrilli che si muovono, tutto quello che potremmo farlo anche per il nostro, volendo, possiamo mettere ad esempio qualche video da 5 minuti, che è giusto per Oh, 404 con il video. però secondo me un video di 5 minuti con un coccodrillo che balla sicuramente potrebbe dare la svolta a tutte le nostre Eh sì. visualizzazioni. Sì, di pagine ovviamente non trovate, quindi direi che siamo Esatto. in stile Google proprio perfettamente orientati. Quindi andiamo a fare questo colored layout, che è una paginetta che mi sto inventando in questo momento. Quindi creiamo un div all'interno di questo, ci creiamo il classico titolone. All'interno del titolone, che ne so, la coloriamo di rosso, quindi style uguale a cos'è color, giusto, color 2 punti red, rosso. E poi qui dentro ci facciamo un altro div, ovviamente con cosa? Con body. Vedete che l'oggetto body c'è ed è un render fragment, quindi è un componente base che ci dà l'accesso proprio al contenuto della pagina. Perfetto, qui abbiamo la possibilità eventualmente di aggiungere dei componenti più, che ne so, di configurazione, iterazione con layout e cose simili, che ne so, volete inserire qualche bottoncino, volete inserire un po' di particolarità, lo si può fare. Ok, quindi color layout l'abbiamo definito, andiamo a applicarlo alla pagina di counter. Come faccio io ad applicare quel particolare layout alla pagina di counter? C'è il layout e poi vado ad aggiungere colored layout. Quindi andiamo a vedere subito che cosa succede. Stai usando ancora la virtual machine, Andrea? Assolutamente sì. Quindi, layout, hello world, nella pagina di counter, quindi se io vado sull'altra pagina, quello che mi aspetto è che abbiamo un layout completamente differente. Vedete che non c'è più il menu, non c'è più assolutamente nulla. Però il componente funziona, quindi a tutti gli effetti noi abbiamo la possibilità di andare a ridefinire tutto quello che è layout. Vedete che anche qui quello che è il testo, il colore, eccetera, eccetera, non viene cambiato. Questo qui è proprio il contenuto della pagina, perché Bootstrap e tutti quelli che sono i colori vengono ereditati cioè la parte di componenti JavaScript e style CSS vengono inseriti all'interno dell'index, quindi non c'entra il layout di base che contiene i file JavaScript o CSS, un po' come accadeva sotto MVC. Ti ricordi, Marco, che c'era il layout con tutta la parte di JavaScript e CSS che veniva inserita lì? Non è più questo il caso, perché all'interno del WWroot l'index ci dà già tutto quello che ci interessa, mentre il layout, se andiamo a vedere che cosa c'è nel main layout, non c'è Abbiamo altro niente. che la pagina, quindi il disegno della pagina, con tra l'altro tutta la parte CSS del caso ed eventualmente i link. Noi abbiamo fatto questo color del layout che quindi eredita dal componente base e a tutti gli effetti ci dà, vabbè, un titolino e il body. In questo caso io, se torno indietro, torno alla pagina precedente, se vado su fetch data, come vedete, layout di prima perché pesca quello di default. Se torno su counter non funziona più nulla, cioè non funziona più nulla, ce l'abbiamo come abbiamo detto. Ok, perfetto. Quindi
Se io invece definissi all'interno della pagina counter il main layout e definissi, ad esempio, ridefinissi quello che è il default layout con colored layout, otterremo sicuramente l'inverso, quindi quello che siamo abituati a sfruttare tutti i giorni. Quindi abbiamo la home con il titoletto in rosso, molto probabilmente, mentre la counter dovrebbe ritornare ad avere, vedete che qui abbiamo tutta la pagina come prima, più la parte di layout che ha un titolo. Mentre se faccio counter, mi sembra che sia counter, sì, vedete che il layout viene ripristinato completamente. Quindi questa sezione qui ce l'abbiamo completamente corretta, o comunque come siamo abituati a vederla di solito nella nostra applicazione. Ok, quindi abbiamo visto il main layout, abbiamo visto la parte di layout, tra virgolette, personalizzata, che si può associare sia tramite default che tramite l'associazione esplicita del layout, quindi in questo caso questa qua sopra, con l'associazione del main layout. Okay. Perfetto. Detto questo, abbiamo l'ultima casistica che ci viene in aiuto per la parte di layout. Quindi la casistica particolare è il layout dentro a un layout. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo la possibilità di fare del layout annidati. Fatemi recuperare un po' di informazioni. Ok, layout annidati. Faccio dei layout nuovi, quindi nuovo resource component. Lo chiamo parent layout. Layout. Perfetto. Quindi per trasformarlo in layout devo mettere layout component base. Nel titolo teniamo parent layout. Ne creiamo un altro, quindi nella shared faccio nuovo resource component. La chiamo child layout. Ovviamente dobbiamo dire che eredita dal layout component base, e nel parent, visto che stiamo vedendo i componenti annidati, dobbiamo mettere che cosa? Che eredita, quindi layout, giusto? Eredita, aspetta, layout, esatto, layout. E il componente. No. Il componente, quindi child layout. Qui dentro, ovviamente io devo mettere anche il body, se no non si capisce nulla. E ce lo metto dentro anche al child. Mi sembra in questo caso che non vada benissimo, perché ho un body con dentro un altro body, quindi probabilmente io in questa casistica qui dovrei fare un parent che eredita dal layout component base e che ha questo layout, e dentro non mi dovrebbe servire il body. Dici? Secondo me. Proviamo, teniamo prova. teniamo due body e poi vediamo che cosa succede togliendolo. Ok, quindi aspetta, perché dobbiamo associarlo a una pagina. Quindi lo associamo sempre alla pagina di counter, gli diciamo che vogliamo utilizzare
il parent layout. Aspetta che quindi questa è nella counter, aspettate, counter. Ok, quindi child layout, parent layout, counter. Vedete che rispetto a quello che mi ero immaginato, che abbiamo due tag body, ne viene disegnato uno solo. Ma che cosa viene disegnato? Viene disegnato il child, che in questo caso non è tanto più child, ma è tanto più parent, e il parent che al suo interno ridefinisce quello che è un contenuto. Quindi Prova a cerchiamo di togliere, fare. prova, beh, rinominali come si deve, che così quando lo pushiamo il codice è più chiaro. E proviamo a togliere il body, vediamo come si comporta. Allora, più che fare questo, dobbiamo fare parent layout. Ok, allora rifacciamolo così. In questo caso, quindi, io mi aspetto che ci sia parent nella parte sopra, child e poi la parte della pagina. Ok, quindi parent, il child non c'è più. Quindi certo, perché ovviamente qui ci devo mettere non parent layout, ma Esatto. child layout. Si capisce di più forse se gli coloriamo il background con le sezioni. Sì, è più chiaro in quel caso, sì. Quindi counter. Quindi parent, child e la pagina sotto. Quindi andiamo a fare una cosa del genere. Andiamo nel parent, qui per colorare il background, cosa devo fare? Style, Background color, background color, color, due punti. green, e dovremmo esserci. Poi, nella parte di child, questa la facciamo rosso. Red. E il body, che nel nostro caso è questo, possiamo farlo Fai un div div fallo blu. style background color blu e ci mettiamo dentro tutto. Anche se blu sul bottone blu non è che sia sta gran meraviglia. No, saresti uno scontorneresti i bottoni nella vita in quel caso. Allora lo facciamo giallo, to. Ma è giallo anche quell'altro. Quale? No, No, rosso. non era giallo. Ah, ok. Rosso, verde, giallo. Fermo un semaforo. Nuovo di Pasqua. Ah no, rosso, verde, giallo. Quindi counter. Vediamo che schifezza viene fuori. Là. Quindi, parent layout. Non so cosa ho fatto. Child layout. Ho cercato parent layout su Google, ma benissimo. Child layout. E qui poi abbiamo il body. Quindi, Yes. tutti gli effetti funziona. L'altra cosa che si può notare è che se noi all'interno di questo counter, invece che mettere child layout, quindi
il layout che all'interno ha anche il parent e noi ci mettiamo qui ad esempio parent layout, questa qui la commentiamo. L'effetto è quello di vedere solo ed esclusivamente il parent layout e tra l'altro è anche un layout consistente perché al suo interno che cosa ha? Il titolo e il body. In che senso consistente? Consistente nel senso che il child layout non dipende dal parent e quindi è una cosa che funziona. Ah, ok, va bene. Ed eccolo qui, quindi verde e giallo. Vedete che il rosso è sparito col child layout, quindi a tutti gli effetti abbiamo un qualcosa funzionante senza dipendenze da eventualmente il child e così via, quindi tutto funziona. Tutto chiaro? Fino a qui. Ok, Secondo me sì. domande del pubblico? Ok, quindi nessuna domanda, mi sembra di capire. Ma nel caso in cui si volesse andare a controllare anche quello che è contenuto all'interno del LED. Allora, nel caso in cui volessimo controllare il contenuto del LED, quindi dei metadata o cose simili, lo possiamo fare nel main layout. Facciamo Sì, così. anche il title, il metadata, tutte queste cose Allora, qua. togliamo la parte di layout. Nella parte di nell'index, ad esempio, lo facciamo qui. Noi abbiamo la possibilità di aggiungere che cosa? Di aggiungere il page title che un po' abbiamo visto la scorsa volta. Qui le scorse volte il page title ci consente di andare ad aggiungere informazioni sulla tab. Quindi se io scrivo tab index, questo qui è proprio il title che c'è all'interno del tab, non viene mostrato a video, ma questo qui è il nome del tab. Quindi lo faccio vedere giusto per ricordarci un attimino. Questa qui è una funzionalità di .NET 6 perché prima non c'era, è stato aggiunto questo pezzo qua, ma per aggiungere il page title bisogna andare a registrarlo sullo startup e adesso vi faccio vedere come. Vedete che tab index è esattamente il nome che vediamo in questa sezione qui in alto. Ok, mentre nella pagina, come vedete, parte da hello e va sotto. Quindi nulla di differente da quello che ci siamo immaginati. Ora, giusto per tornare a noi, metto il default layout come il main layout, perché i miei layout sono pessimi. Come faccio quindi io a registrare quel page title? Lo devo registrare più che il page title, la parte di head che vediamo qui. Questa sezione qui dobbiamo andare a registrarla, che è un componente particolare che va registrato similmente all'applicazione app che deve aggiungere quello che è una dicitura che poi identifica all'interno del DOM dove sta l'app. In questo caso anche la parte di add outlet ci aiuta a fare determinati passaggi che adesso vediamo e io posso andare ad aggiungere qui, oltre al page title, anche l'add content. L'head content che all'interno solitamente che cosa mette? Mette i tag meta, quindi meta, name uguale a description e content è uguale a, che ne so, qui dentro possiamo Cos'è? metterci anche del codice, quindi code. Public string content string uguale a CloudGen Verona, punto e virgola, e qui dentro ci mettiamo content string. Ok, quindi facciamo layout, lo lanciamo e vediamo che succede.
Quindi, qui dentro siamo nella pagina di index, come avete visto il tab è rimasto ancora. Se facciamo F12, forse devo premere open. Ok. Layout, fail, vabbè, questo eventualmente lo ripeschiamo dopo. Nella parte di add, eccolo qui. Vedete che c'è proprio la sezione dove c'è proprio la description content Cloud Gen Verona. E questa cosa l'abbiamo fatta proprio all'interno della pagina, quindi in questa sezione. Cosa che volendo si potrebbe inserire come componente all'interno del sito web e passare dei parametri. Quindi tutta questa parte di content, context string, eccetera, eccetera, può essere passata eventualmente dall'esterno. Quindi fare un add content che al suo interno abbia chiamiamole così, un set che viene riutilizzato all'interno di tutta l'applicazione, il quale ci consente di mettere sempre delle informazioni congruenti rispetto alla pagina che stiamo disegnando, insomma. Giusto? Ok, perfetto. Altre domande? Non sono arrivate, mi sembra. No, in realtà no. Ok, quindi a livello di layout più o meno oggi sono stati velocissimi. Abbiamo visto quasi tutto. La parte che ancora ci manca da vedere è la parte di footer, ma il footer di per sé non è niente di impressionante perché alla fine lo si fa direttamente nell'HTML. Come con il tag footer, quindi HTML5, non c'è nessun costrutto che ci consenta tramite Blazor di andare a definire quello che è il footer. Questo perché alla fine all'interno del layout noi abbiamo solo ed esclusivamente il tag body a disposizione, non c'è nessuna sezione footer, non ci sono sezioni con render script come c'era in MVC. Non c'è assolutamente nulla. Noi abbiamo la possibilità di mettere come segnaposto body. Niente di più. Ok. Tutto chiarissimo, molto semplice. Infatti non è che ci sia molto da dire sulla parte di layout, proprio perché il layout ci consente di andare solo a disegnare quello che è il contenitore delle nostre applicazioni. Ovvio che possiamo andare a utilizzare dei parametri da passare a questi template, possiamo andare a inizializzarlo con uno storage, con la parte di dependency injection, possiamo inventarci veramente di tutto. Sono abbastanza puliti rispetto ad ASP.NET MVC che richiedeva tutta una serie di sezioni che potevano essere obbligatorie, opzionali e così via. E vedete che Blazor è molto molto più semplice, quindi c'è body, c'è layout, potete avere eventualmente del layout con dentro degli altri layout e quello è la complessità massima che si può sfruttare con Blazor, ecco. Non c'è molto altro, oggi mi sa che la live la finiamo prima, ma la finiamo prima innanzitutto perché aspettate. Stessa applicazione, due layout diversi gestiti da config. Come faccio? Mi verrebbe da dire, prima di tutto arrivi in orario alle nostre live. Esatto. Prima di tutto. Allora, come si fa a utilizzare ad applicare un layout rispetto Scherzo. a un. Vediamo un attimo. Anche Totti ha una domanda dopo, però la vediamo dopo di questo. Quindi, Ovviamente scherzo. come facciamo a definire un layout differenziale a seconda di una configurazione? La possiamo fare qui nel default layout andando ad associargli un tipo. Quindi, ad esempio, mi viene da dire nel program. Io vado a registrare
che ne so, un'interfaccia, item, interface, i layout selector, improvviso, cioè stoppo tutto, sono qua, va in crash, esatto, type, select main layout, get set, perfetto. Su questo direi di implementare, la faccio già qua, così c'è più chiaro, public class layout selector che implementa questa interfaccia. Qui dentro ovviamente devo, più che get set, facciamo un metodo, ok, quindi vado a implementare il metodo, ci mettiamo nel costruttore un i option con la s, mi sa che ci va la s. Esatto, e qui ci mettiamo, una classe public class layout config public string layout name. Get set. Perfetto, quindi layout config questa qui potrei fare anche così, così ce la semplifichiamo, quindi punto value. Perfetto. Quindi qui che cosa devo ritornare? Devo ritornare un tipo. Quindi assembly punto vediamo che non mi ricordo mai come caspita si fa. Get, no, questa è un assembly con il type. Il type of non posso farlo. Assembly punto. Che qui c'è. Posso avere un assembly con la stringa. Come faccio ad avere un tipo data una stringa? Facciamo la classica ricerchina su Stack Overflow. Quindi se io faccio type.getType, qui c'è il type name. Ok, quindi il type name a questo punto lo andiamo a recuperare da config, quindi config.layoutName e io faccio il return. Ritorna e diciamo che è sempre valorizzato. Ok, anche qui. Voilà, null punto esclamativo e non ci pensiamo più. Ok, quindi questa cosa qui, layout config, layout name, dove andiamo a recuperarci queste informazioni, creiamoci un file di configurazione. New item, app settings dovrebbe funzionare se non erro. E da qui la connection string a me non interessa. Create
creiamo l'oggettino. L'oggetto è layout config con dentro layout name. Quindi layout config layout name e nel nome ci mettiamo ad esempio il colored, quindi sarebbe layouts.coloredLayout. Andiamo di qua. Questo sarebbe un colored layout e basta. Quindi vediamo un attimo. Layout con la s.colored layout. Questo qui dovrebbe essere il nome della classe di quello colorato. Ok. Andiamo nell'app settings. Qui dentro che cosa facciamo a livello di codice? Code. Qui vedete che recupera il tipo. Quindi qui possiamo farci iniettare che cosa? Ci dobbiamo fare iniettare l'iLayout Selector. Quindi possiamo evitare anche code a questo punto. Inject iLayout Selector. E qui dentro, a questo punto, invece che usare questa sintassi, io copio e incollo che non si sa mai. Ok, quindi io qui faccio selector.layout. Perché non mi dice niente? Selector main layout, vediamo se. Ok, quindi questa parte qui la tolgo, vado a mettermi qui dentro quando viene costruito l'oggetto che non si sa mai e anche qui dentro, sempre se Blazor ci arriva. Quindi in questo caso a seconda della configurazione che io ho, che dovrebbe essere letta dall'app settings oppure si possono fare anche una serie di logiche qui dentro, in base alle configurazioni particolari oppure anche dal database o dal database dall'API, perché alla fine qui siamo sul browser, quindi bisogna fare delle chiamate all'API. Posso andare a costruirmi il tipo e una volta che io ho il tipo posso eventualmente imporlo dentro. Questa è quella che mi viene da dire, mi sembra il giro corretto esattamente. Non ho registrato una dependency injection, quindi fatemi aggiungere questo, quindi builder.services.addScoped.iLayout Selector, layout selector. Perfetto. Si vede tutto? Qui dicono che ci sono solo le nostre facce, non si vede il codice. Mi sembra che sia No, tornato online. no, io lo vedevo bene. Ok. Cioè, Quindi, forse. questo qui è il valore, in questo caso è nullo e non capisco perché sia nullo. Aspettate che forse devo. Dove caspita è questo? Copia. Copy. Mi sembra che sia una cosa del genere. C'è Totti che ti scrive. Devi leggerlo il file di config. Allora, l'ho già registrato nella dependency injection del servizio. Quale servizio? Ah, sì, giusto. Questo qui. Devo registrare l'option. Quindi builder.configuration, come caspita si chiama? Non è configuration, è punto .configure. No. Services.configure, configure. Quindi qui devo registrare la classe che
layout config, layout config, e qui dentro ci devo mettere la parte di configurazione. No, fatemi ricordare che adesso ho un vuoto di memoria su come utilizzare il configure. Io devo metterci la section, quindi io mi aspetto che sia questa. Sì, devo leggere la sezione del config, ma non mi ricordo mai come caspita si fa. Quindi C sharp configure my option, e c'è scritto anche un capitolo del libro, tra l'altro, quindi non è che non l'ho mai fatto. Guarda. Sì. Penso che Configure configuration get section. Aspetta. Aspetta che questo me lo copio. Builder.configuration guarda che te l'hanno scritto. get section. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Ah, scusa. Get section. Però così non mi sembra che funzioni. Perché il configure. Senza il secondo builder. No, perché configuration questo qui non so cos'è. Allora, aspetta. Vado a prendere la documentazione. Questo qui è il classico esempio. Quindi, builder service configure. L'oggetto che è questo, builder configuration che è questo, get section, e questo qui è un testo, quindi una stringa. Che cosa c'è che non mi torna? Ah, ecco, mancava la using. E poi cosa manca? No, non lo vuole neanche questo using qua. E con il binder sono ancora meno sicuro, di dire la verità. Però proviamo anche il bind. Aspetta, eh. Aspetta un attimo, guarda. Quindi getSection.bind. Ah, ok, quello lì, sì, ho capito. Però mi convince sempre di meno sta roba. Configure l'oggetto, builder configuration getSection e la stringa. Ah, mi sembra corretta sta roba qua, usata in 200.000 repo. Questo è un get section, torna un iConfiguration section. Però qui vuole solo una action, e questo mi sembra strano. No, neanche questo gli va. Quindi
Quindi l'app settings qua l'ho messo giusto, lui dovrebbe leggerlo. Fatemi vedere un secondo, configuration, vabbè, facciamo il bind, anche se punto bind, anche se questo bind non mi torna perché ci va options. Ok, così sembra piacergli, vediamo se funziona. Senza togliere tutto quello che serve. Ok, vediamo. Quindi vediamo se qui ha letto qualcosa. Ok, adesso l'ha letto. Ok. Qui va a recuperare il nome, perché molto probabilmente siamo a livello di app qui dentro. Quindi lui cerca di mettersi lì dentro. Quello che è il tipo, solo che non mi ha letto questo tipo qua. Allora facciamo così, giusto per non sapere né leggere né scrivere, faccio string uguale a colored layout, giusto? Era colored layout. Quindi il problema è che sta in shared, quindi probabilmente se trovo il file, questo qui ci va layout.shared, perché il tipo dovrebbe essere quello, però ce lo facciamo stampare, type of, visto che c'è il debug, usiamolo, type of.shared. Assembly qualified name, vediamo se così almeno. Quindi comunque per riuscire a fargli la selezione praticamente del layout, passiamo attraverso l'implementazione di quell'interfaccia lì. Sì, perché possiamo metterci ulteriori logiche, oltre a leggere da app settings, possiamo andare a fare delle chiamate HTTP verso il backend. Perché magari è un particolare cliente, dal cliente vogliamo solo i colori di quel cliente e così via. Quindi questo qui, layout, shared color layout, quindi il tipo dovrebbe crearlo, giusto? Ok, perfetto. Quindi adesso ce l'abbiamo, abbiamo il layout colorato. E eventualmente se io vado a modificare la stessa cosa nell'app settings, invece che color layout metto main layout. Senza cambiare codice, rieseguo tutto. Poi abbiamo una domanda in sospeso di Totti. Ok, Sì, ce l'abbiamo lì. ce l'hai lì. Tanto finisci Ok, quella. quindi selected main layout. Ok, quindi abbiamo cambiato da app settings e a tutti gli effetti vediamo che adesso prende il main layout senza dover scrivere una riga di codice, la si carica direttamente dall'esterno. Questo può essere utile, che ne so, per la login colorata a seconda di un particolare parco clienti. Può essere interessante per determinate pagine
che ne so, colorate o a seconda di quello che si vuole fare, insomma. Qui dentro che cosa si fa? Si fa la chiamata, quindi lo scrivo. Qui ad esempio si può fare la chiamata API a chiamata API per recuperare i colori. Possiamo, ad esempio, questo qui è il type, però se vi ricordate, un layout potrebbe avere eventualmente anche dei particolari colori. Come facciamo a passargli i colori? Con il giochetto della scorsa volta dello storage, quindi utilizziamo il dependency injection. All'interno del dependency injection, che lo possiamo ricavare anche da qua, possiamo andare a recuperarci uno storage. Facciamo un brevissimo giro veloce. Quindi faccio un'altra classe, metto tutto qua dentro, senza chiamarla classe, storage. Yes, quindi questa è la classe storage. Qui dentro abbiamo public string main color get set. Qui dentro abbiamo, che ne so, un public interface iStorage, all'interno del quale abbiamo questo. Quindi questa qui va a implementare lo storage e fin qua nulla di nuovo. Dobbiamo andare a leggere, ad esempio, questo storage, oppure lo settiamo da qualche parte. Non lo so, andiamo a recuperarlo da un API. Benissimo. Quindi diciamo che lo recuperiamo da un API. Quindi qui dentro metto lo storage. Vado a bloccarlo su una read-only, perfetto, devo andare a registrarlo, se no poi Totti giustamente mi fa presente che non sono bravo a programmare e quindi devo fare un i, chi si ricorda l'interfaccia, i storage, perfetto, quindi diciamo, simuliamo questo tramite questo storage o chi per essi la parte di colorazione, quindi storage punto main color uguale a blu. Perfetto, quindi qui vado a simulare una chiamata API. Simulo una chiamata API che mi setta il colore del cliente. Ok, lo faccio qui perché è il punto dove vado a recuperarmi questa informazione qua. Potrei farlo anche in altri punti. Lo Sì, mettiamo lì beh, giusto per simulazione. è un esempio, insomma, sta facendo. Esatto. Quindi poi all'interno del mio layout, che è questo, io posso fare inject storage. Vediamo se mi suggerisce lo using, però mi sembra che sia nella root. L'ho messo nella root, sì, nella root, quindi lo storage lo vede. E qui storage.main color. Ritorniamo a vedere lo storage un attimo. Ok, io vado a settare il colore nella parte di simulazione che abbiamo messo nel selector. Quindi qui facciamo una chiamata a un API, eccetera, eccetera. La settiamo. Questo storage, quando vado a inserirlo qui, più che add scope, lo metto add singleton. Lo scope di una web API lo sappiamo già che è un singleton, perché una volta che l'applicazione è partita, tutto ciò che è in scope è quello che
parte dall'avvio della pagina web alla chiusura della pagina web stessa o del tab o del browser, a seconda di quello che è l'utilizzo, insomma, dell'utente. Quindi, detto questo, io devo cambiare il layout, se no l'esempio non funziona. Quindi qui sarebbe colored layout stop play Ok, vedete che è blu. Perché? Perché io ho simulato che il layout viene caricato all'avvio, quando vado a caricare il tipo di layout, e su quello ci ho fatto una simulazione di API. Ok? Se io vado sempre qui dentro e da blu lo trasformo in orange, ovviamente devo stoppare l'applicazione, ricompilarla, ributtarla su. Quello che mi aspetto è che nel titolo che abbiamo là sopra abbiamo Orange. tutto orange, ok? Ti riporto la domanda che aveva fatto Totti poco fa. Se da una pagina voglio iniettare uno script JS o CSS, non è Non questo il so. caso. Blazor, no, Blazor non gestisce, o comunque la buona prassi che si vuole fare in Blazor è che se tu hai del JavaScript lo registri nell'index e te lo porti in tutte le pagine. C'è la possibilità di omettere ed inserire degli script JavaScript all'interno di una pagina. È una cosa che non è molto a prassi, ma la si può fare. E ce l'ho anche su un repository GitHub, tra l'altro. E all'interno di una pagina si può, CSS anche no, nel senso che quello lo registri sull'applicazione, quindi quello va più che bene. Oppure lo metti all'interno della pagina con il nome del tuo componente della pagina, punto razor.css, quindi ti crei una sorta di layout grafico CSS su quel componente. Eventualmente per la parte di script ci dovrebbe essere c'è la possibilità di iniettare uno script. Fatemi controllare un secondo se l'ho creato un attimo. È perché Sei locato. allora fatemi vedere. Ve lo posso mettere qua, tanto lo cerco velocemente. Front end, shared, no, pagine, era nelle pagine, no, no. Dove avevamo messo i siti internet? Qua sopra, questo. Ok, Sì, questo. era quello lì. Pagine. Non è qui, ma dovrebbe essere nella parte dei componenti. Shared, fatemi vedere. Share. Shared. Client Forse il script, questo qua. Praticamente con questo suppress error dentro potete utilizzare quello che è tipo alert ciao da JS con warning suppress.
In teoria, se stop o riavvio, appena arriviamo sul counter, lui dovrebbe farci un alert. Non è una buona pratica questa, anzi è da deprecare. Però L'interoperability invece non è quella lì. sì, è che a volte si vuole portarsi dentro degli script nella pagina. E quindi non vuoi chiamare un JavaScript che è in tutte le pagine, ma vuoi portarlo dentro solo in una particolare pagina. Nel nostro caso lo usavamo per Sessionize, che era quindi un Sì, framework sì, sì. che veniva usato solo in una particolare pagina e che doveva partire al loading del componente. Quindi se io me lo caricavo sulla index o su altre pagine degli eventi o cose del genere, mi creava problemi perché Sessionize quando parte, che deve mostrarti tutte le faccine, le sessioni all'interno del website, poi ti crea effettivamente dei problemi se lo metti sulla index. Quindi vediamo che cosa succede. Vedete che quando parte, scrive questa, fa eseguire direttamente il JavaScript all'interno della pagina. È un warning, io ve lo lascio lì. Sappiate che non l'ho messo io, questo qui. Non lo incoraggio, non lo incoraggerò mai perché è un workaround che per questo momento funziona, ma non è sicuro, sicuramente quello che dovrebbe essere fatto. Penso e spero che qualcuno inizi a lavorarci su questa parte qua, anche se con .NET 7 non ci sarà nulla, almeno non ho visto nulla che tratti di questo particolare errore di soppressione, però. Sicuramente è una cosa da tenere in considerazione. Bene, direi che a questo punto, se non ci sono altre domande, sì, la parte dei CSS isolation e la parte dei JS isolation l'abbiamo già vista, mi sembra, la seconda o la terza volta, insomma, nelle altre puntate. Quindi, a tutti gli effetti, questo qui lo stoppo. La strada migliore per fare cose applicative se non hai referenze particolari, quindi sarebbe fare new item, ASP.NET Core, web, script, ad esempio JavaScript, e quindi sarebbe counter.resor.js. E poi già Visual Studio, come vedi, mette il nome sotto il componente. Anche CSS funziona nella stessa maniera, così come anche il file CS, perché tutta la parte che vediamo qui dentro può essere spostata in un file CS a tutti gli effetti. Ci sono ancora dei commenti. Allora, per iniettare, più che per iniettare JavaScript, dipende da cosa si intende per te iniettare JavaScript, cioè tu puoi andare a utilizzare dei metodi che registri all'interno del JS Isolation, CSS Isolation all'interno di questo componente e per richiamarli li puoi richiamare con la JS Interop. Se invece tu hai, come nel mio caso, io avevo degli script di Sessionize che dovevano partire all'avvio della pagina, che facevano tutta una serie di cose, purtroppo non è richiamabile direttamente da C Sharp, perché io devo avviare uno script particolare in un momento particolare e quindi per forza di cose ho dovuto farlo in questa modalità qua. Quindi il mio suggerimento è usare JS Interop, che c'era proprio una puntata a parte, e Sì, andare a mettersi. Perfetto. ho messo anche il link, ho messo anche il link in chat, ragazzi. Perfetto, e quindi niente, puoi utilizzare quello. Ovvio che nei casi limite questo qua è comunque sempre una pezza che fa funzionare le cose. Ecco. E non trovo l'hot source qua dentro, ma poi eventualmente vado a commentare tutto. Ok, quindi a questo punto vi facciamo gli auguri di buona Pasqua, Pasquetta, ci ritroviamo tra 2 lunedì. Che se non sbaglio siamo vicini al 25 aprile, non mi ricordo quando cade, Adesso e vediamo. quindi e poi c'è anche 1º maggio, quindi sulle live di Il quei 2 lunedì lì, 25 aprile è lunedì.
Ok, quindi allora 25 aprile lunedì e lo saltiamo, aspetta perché ho provato a Esatto. aprire il calendario, quindi 25 aprile verrà saltato, il 18 lo saltiamo perché è Pasquetta, poi c'è il 2 e il Maggio. 2 e il 9, quindi il 2 e il 9 che sono comunque due live di maggio, in queste due live parleremo di autenticazione e saranno due live, la prima dopo un'ora ci metteremo in pausa e poi la termineremo il lunedì successivo perché dovremo lavorare sia lato front-end con tutta una serie di permessi e cose varie sulle varie pagine, sia lato hosted application, quindi una web API qualsiasi che ci dà la possibilità di andare a gestire la parte di Aspnet Identity. Ok, quindi a questo punto ci diamo appuntamento a lunedì 2 maggio e niente, buona Pasqua a tutti e buona serata e adesso ovviamente commento il codice. Ciao a tutti. E la sigla. No, niente, sigla finale. Sì, dai, mettiamo la sigla. Ma quella corta, però. Quella Ciao! cortissima. Ciao.